Amici della Pallanuoto, a tutti la più cordiale buona serata, un anticipo di Buon Natale, puntatona di chiusura di anno, questa volta con una marea di ospiti importanti che vengono a trovarci da molto lontane, quindi per questo li ringrazio anticipatamente. Da Rio de Janeiro arriva Ricardo Acevedo, allenatore della Cino, una gran bella Olimpiadi con le femmine, ma un guru della Pallanuoto perché ci racconterà tante tante cose. Ciao Riccardo. Buongiorno. Da San Francisco Luca Cupido, un gioiellino della pallanuoto internazionale, ma purtroppo, ai noi, centrovasca degli Stati Uniti, ci ha fatto molto male, ci farà molto male anche in futuro. Purtroppo in Italia l'abbiamo perso. Ciao Luca. Ciao, grazie. Originario però di Santa Margherita. Il presidente del Club Sport Quinto, che ha conquistato un bel punto in campionato, Giorgio Giorgi, complimenti per il vostro primo anno e per il vostro campionato che state tirando da matti. Buonasera. Grazie di essere con noi. Grazie a voi. Come di consueto, brevissimamente, due minuti qualcosa per vedere che cosa è successo in campionato a livello di A1 e A2 in una giornata in cui si gioca, ma noi in questo momento stiamo registrando, quindi delle partite di questa sera parleremo da domani in poi. Quello che avrebbe dovuto essere l'incontro della giornata si risolve con una stravittoria della Prorecco formato Dubrovnik sulla BPM Sport Management. Ad Albaro, preceduto dalla Prorecco Experience con visita guidata negli spogliatoi, 13 gol di biancocelesti con tripletta di Di Fulvio che addomestica l'incontro dopo pochi minuti sul 2-0 e doppietta di Petkovic negli unici due gol concessi alla squadra di Baldinetti. Il Brescia sfoga tutta la sua rabbia per la sconfitta in Supercoppa sul Savona. Anche qui distacco a forbice apertissima con un 18-5 che recita 9-1 all'intervallo lungo. 7 gol complessivi dei fratelli Presciutti, 4 Nicolas, 3 Christian. Per i Liguri doppietta di Alexandros Gunas che è il terzo cannoniere del campionato. Nel sette base siamo cresciuti un po' rispetto all'anno scorso, ma in panchina abbiamo un salto nell'under 20 un po' troppo eccessivo. Ecco, abbiamo perso anche per infortunio grave alla schiena a Colombo la prima giornata. Quindi ho sempre in panchina 5 ragazzi dell'Under 20. Sì, bellissimo il pareggio fra Quinto, al suo primo storico punto in Serie A, e Bogliasco Bene, che coglie il pareggio con il centroboa Fracas a 7 secondi dalla sirena. In una gara a sorpassi alterni, la squadra di Paganuzzi si era portata in vantaggio con 3 superiorità di fila, trasformate da Askentevic e Alessandro Brambilla, doppietta, ma in rete anche l'ex Jack Boero. Paradossalmente però non può essere contenta la squadra biancorossa perché la Lazio sfodera la gara della stagione battendo l'Acqua Chiara al Foro Italico con rete finale del classe 97 Cannella, superandola in classifica dall'ultimo posto. Nella stessa vasca la Roma Visnova perde da un posillipo alla sua terza vittoria consecutiva e la Pallanuoto a Trieste passa alla Monumentale di Torino 9-5 a metà gara per la squadra di Aversa. Poi in chiusura il Recchese Ferreccio fa 10 pari, Rocchi il gol della vittoria. In A2 Girone Nord continua la marcia della Florenzia a punteggio pieno e con il Mancino Astarita nuovo cannoniere. Al secondo posto l'Imperia, 6-3 sul President Bologna. Prima vittoria della Brescia Waterpolo che regola la Chiavari Nuoto, fresca di 2 vittorie consecutive. Proprio non c'eravamo. Da parte nostra possiamo avere la scusante che è stata una settimana difficilissima in cui tutti quanti a ruota hanno avuto questo stato influenzale forte, ma non vuol dire certo addormentarsi. Abbiamo preso 7 gol a uomini pari, non puoi vincere. Vince il Sole di Cipollina ai danni del Camogli ed ora in Gorgone in classifica in terza posizione a 6 punti. Bene, prima di entrare nel campionato vediamo un po' le persone a livello personale. Ecco, Riccardo, dalla maschile alla femminile sei arrivata alle Olimpiadi in Cina, che è sempre un prestigioso traguardo. Insomma, qual è il nesso, il movimento che ti ha fatto fare questo cambio? Allenare maschile e allenare femminile sono due animali diversi. È stato ha avuto fare un po' di pensieri, ma lo cinese, l'organizzazione cinese, visto che le femmine avevano un po' di più di opportunità di arrivare alle Olimpiadi, loro, questo a me, tu hai allenato le maschi per 2 anni e mezzo, se puoi portare noi alle Olimpiadi, in 2 anni, ho avuto solo 2 anni di allenare e logicamente ho potuto cambiare tutte le ragazze, certo. Una squadra molto giovane, ma sono bravissime, nel senso sempre si allenano bene, sono bravissime persone,
e sono stato veramente una fantastica esperienza che a me mi è piaciuto tanto. Senti, ma cosa mangi in Cina? Perché da quando eri qua a Camogli hai perso una ventina di chili, è merito loro. Beh, Sasso, la cosa è che in Cina non c'è pane, non c'è formaggio, burro, adesso voglio dire che la maggior parte delle cose sono cucinate a vapore e logicamente vivendo con le ragazze per un anno e mezzo, sto mangiando verdure e pesce, si perde un po' di peso. Bene, ricordiamo papà di Antonio, Tony Acevedo, che proprio ieri ha disputato l'ultima partita purtroppo della sua carriera, uno dei più grandi bracci destri del mondo della pallanuoto. Luca, una battuta per te. Intanto, l'ultima volta che ti ho visto eri abbastanza scuro di capelli, adesso hai delle mesh che penso siano non volute, forse il sole californiano quello lì. No, esatto, le piscine sono tutte scoperte in California, il sole, l'allenamento. A forza di sole, cloro, i capelli si schiariscono e quindi certo. Non bisogna neanche pagare per le mesh. Il cambiamento di vita rispetto all'Italia, di vita sportiva intendo, ma anche di qualità di vita sociale, ecco. Ma in America ho fatto molti amici attraverso la pallanuoto soprattutto, e anche a scuola ho conosciuto molte persone nuove di diverse culture che mi hanno aperto la mente. Quindi sono molto contento della mia scelta, mi trovo molto bene. Adesso ho finito gli esami poco prima di tornare in Italia e ora ho un mese di festa prima di tornare e ricominciare tutto. E questa è la scelta che hanno effettuato molti atleti italiani, sono andati là, ma vedremo se è possibile anche la differenza di comportamento dello Stato rispetto agli atleti quando soprattutto fanno sport e studiano. Giorgio, fra un attimo sono da te, andiamo subito a bordo vasca, abbiamo parlato della Prorecco, sentiamo Pietro Figlioli che ha fatto il cammino inverso, il quale ci parla brevemente non solo della partita ma anche di questa favolosa Albaro che ospita anche il quinto quando gioca in casa e che è ormai la meta delle partite importanti di Prorecco, oltre che della prossima Coppa Campioni. No, c'è da dire una cosa, che comunque quando si gioca in una grande squadra come la Prorecco comunque entra uno, esce l'altro, viceversa, comunque siamo sempre un blocco unico e andiamo avanti per un obiettivo unico. È bello anche giocare davanti a una piscina così gremita. Sì, no, assolutamente, qui a Genova ad Albaro diciamo che abbiamo un po' più di visibilità rispetto a Camogli o comunque come gli anni scorsi a Sori. È sempre bello giocare qua, è una piscina storica dove la Prorecco ha vinto anche delle Coppe dei Campioni nel passato, quindi è veramente emozionante giocare qua davanti a un pubblico così caloroso. Adesso l'ultima partita dell'anno a Eger in Champions League, una partita comunque scorbutica. Sì, come ultima prova è decisamente una partita da non sottovalutare. Gli ungheresi sono, diciamo, di storia, di natura, sono molto pieni di fantasia nel gioco e riescono comunque a giocare bene con una fluidità. Non è facile giocare là a Eger, comunque anche lì hanno veramente tantissimi tifosi, a un campo difficile e niente, noi ci mettiamo il nostro per vincere e portare a casa questo regalino di Natale. Allora Giorgio, primo punto come dicevamo storico in trasferta, Bogliasco, ne avete ottenuto uno con la Visnova in casa, ecco, praticamente che fatica tenere questa squadra dopo tanti tentativi di arrivare a uno, che fatica, che campionato avete riscontrato e insomma che cosa vi proponete? Ma sai, è un altro campionato, noi eravamo ormai abituati a fare un campionato assolutamente di vertice in A2, eravamo la squadra da battere, una delle squadre da battere in A2 e quindi abbiamo vinto moltissimo, se non sostanzialmente sempre, e quindi considerando che abbiamo sostanzialmente tenuto la squadra, i ragazzi che sono della promozione, che è stata anche una cosa bella dal nostro punto di vista, diciamo, non smontare quel gruppo. Beh, insomma, è un altro campionato, loro hanno dovuto fare un cambio di mentalità, perché nel senso che, diciamo così, da leone passi a lepre, diciamo, certamente, da questo punto di vista. Quindi cambio di mentalità è forte, io sono molto confidente che ci salveremo, vedo che la squadra cresce davvero, la partita di Bogliasco, insomma, è stata emblematica. Tra l'altro voi stavate vincendo, avete pareggiato in rimonta. Stavamo sotto di due, il Bogliasco aveva fatto un bel break, la squadra ha tirato fuori un grande carattere, che è una delle caratteristiche delle squadre di Paganuzzi, insomma. Certo. Ha tirato fuori un grande carattere, è andata sopra,
poi cioè, l'episodio ci sta. Un Paganuzzi che lo ricordiamo, giocatore storico della squadra e allenatore da una miriade di anni. Bene, facciamo ancora un giro a bordo vasca. Torniamo innanzitutto, andiamo, intanto ha fatto scalpore la sconfitta dell'Acqua Chiara ad opera della Lazio, che era a 0 punti e che ha ottenuto la prima vittoria. Pino Porzio inizialmente ci aveva parlato di una Acqua Chiara il cui obiettivo era la salvezza, ciò che ha disorientato un po' tutti. Ne abbiamo chiesto conferma a Massimo Pezzuto, direttore sportivo della squadra napoletana. E poi ritorniamo a Brescia, sentiamo un giocatore del Chiavari Nuoto, Federico Dainese, e l'allenatore del Waterpolo Brescia, Sussarello, che ci parleranno della partita. No, è la verità, perché ripeto, la squadra è molto giovane, quindi è soggetta a degli alti e bassi, e comunque è una squadra rinnovata in buona parte, quindi sicuramente c'è bisogno di amalgamarsi, e comunque l'obiettivo è quello, la salvezza quest'anno. Il vostro tecnico dice non ci sono giustificazioni sul fatto che i miei si siano addormentati, è la parola giusta? Sì, è proprio il termine giusto, sarà stato magari il viaggio, non avevamo evidentemente quella voglia di vincere che dovevamo avere, e purtroppo è andata così. Potevamo fare di meglio, dovevamo avere molta più cattiveria che loro hanno avuto. Però vabbè, adesso ci rifacciamo, speriamo di rifarci dopo le vacanze di Natale. Sì, devo dire che nonostante ci mancasse anche Di Rocco, anche oggi, cioè, eravamo comunque ancora uno in meno, però i ragazzi sono stati bravi. Allenare i giovani è sempre così, ti fanno una prestazione positiva, lavori su determinati dettagli, li capiscono, la partita dopo li sbagliano e ti fanno altri errori. Oggi, per fortuna, siamo riusciti a fare il meno errori possibile. E questo è il risultato, soprattutto anche i vecchi oggi hanno dato un buon contributo. Senti, voi siete una costola della Brescia AN, oggi che giocatori daresti volentieri alla squadra di Serie A, uno dei tuoi, se potessi? Ah, non sta a me deciderlo, non sono mai stato politico, ma è meglio che inizi a farlo. Abbiamo pochi secondi per il termine del primo blocco. In due parole vorrei che mi dicessi le sensazioni che hai ricevuto da un'Olimpiadi. Che sensazione ti lascia? Tu e Pietro Figlioli non avete fatto tanta strada perché giocavate a casa praticamente, però è pur sempre un'Olimpiadi. Finire, nel senso di finire una, dopo di tanti anni, finire un'Olimpiada in sua casa, quanti dei suoi genitori, nel senso di tutti i suoi parenti, il genitore no, già andato via, ma nel senso mio parente, mio figli, è una cosa che non si può descrivere, è veramente una cosa più fantastica che ho già mai fatto, è stato veramente emozionante, emozionale, e mi ha dato, come si dice in portoghese, un po' di saudade. Ho capito. Intanto tu sei all'origine della pallanuoto negli Stati Uniti, perché sei stato il primo, lui ne è un erede come giocatore, ne parleremo in tutto il secondo blocco. Ci fermiamo un attimo soltanto.